Intanto ringrazio SoroPtimist e la città di Ivrea per averci invitato, perché il sindaco con grande umiltà ha sicuramente fatto presente che c'è ancora tanto lavoro da fare nel comune di Ivrea per abbattere le barriere architettoniche e soprattutto quelle sensoriali. Però, di contrappeso, Ivrea ospita uno dei più attivi centri di riabilitazione visiva del Piemonte, che fa capo all'ASL 84 e che da oltre circa 13 anni, anzi forse molti di più, opera sul territorio dell'ASL 84 del Canavese, per riabilitare le persone che, avendo perso la vista o avendo un grave deficit visivo acquisito, si trovano a dover necessariamente reinventare la propria esistenza con una situazione, diciamo, di minorazione piuttosto pesante. All'inizio sembra una tragedia, però quando le persone scoprono che con degli accorgimenti, con degli ausili, con delle tecnologie, è possibile recuperare la possibilità di fare attività, di gestire in modo autonomo la propria vita quotidiana, di fare anche sport. Abbiamo tra i nostri frequentatori del centro di riabilitazione visiva anche delle persone che fanno sport. Diciamo che ovviamente non vedere non è una cosa bella, però si recupera, diciamo, una certa serenità, una certa voglia di vivere, una voglia di essere protagonisti della società che ci ospita. E quindi per noi è un onore poter essere qui ad accogliere Giusy Parisi che ha fatto questa impresa e devo dire che queste iniziative, al di là dei grandi convegni dove si fanno tanti bei discorsi e tanti bei propositi, sono quelle che forse servono di più per fare una efficace sensibilizzazione. Perché oggi siamo qua ad accoglierla, ad abbracciarla, a ringraziarla per quello che sta facendo in tutta Italia e abbiamo avuto l'onore di poter incontrare il sindaco, l'assessore, che avevamo già incontrato mesi fa, ma soprattutto di poter mettere una marcia in più per cercare di risolvere i problemi che le persone con disabilità visiva vivono tutti i giorni in questa città, in questo territorio. Io vi ho portato alcune copie della nostra rivista dove vengono approfonditi molti di questi temi e poi è presente qui anche il nostro delegato zonale Francesco Orciuoli, che vorrebbe consegnare un piccolo omaggio floreale Sì. a Giusy Parisi. I complimenti, sì. Grazie. Grazie.